Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi siamo qui perché è un'altra settimana, quindi vuol dire che ci sarà un'altra versione del nostro gioco preferito. Tradurri queste frasi che sto pensando dovrebbe diventare una serie settimanale. Forse ogni martedì faremo questo gioco e oggi ho 7 frasi belle nuove per voi. Se sei nuovo qua, probabilmente non sei nuovo qua, ma comunque io dico una frase in italiano e voi dovete pensare a come si direbbe in inglese, quindi devi tradurre il frase. Iniziamo con la prima frase, che sarebbe: ah, mi fa male il braccio. Come diresti questa cosa in inglese? Pausate il video e pensateci. Ok, pronti? Quindi per dire ah, mi fa male il braccio, in inglese diremmo my arm hurts. Questa è una costruzione particolare in italiano. Secondo me, mi fa male il braccio, in inglese diciamo my arm hurts. Quindi se qualsiasi cosa ti fa male puoi dire my, quella cosa, hurts. Stai attento perché spesso facciamo tipo I have a ache, tipo headache, stomach ache. Questo è tipo mal di qualcosa. Facciamo headache, ah, my head hurts, I have a headache, ah, my stomach hurts, I have a stomach ache, I have a back ache. Ok, andiamo avanti. La seconda frase è: non ci si vede. Vederci. Come tradurresti questa frase in inglese? Non ci si vede. Allora ragazzi, quindi per dire questa cosa in inglese si dice you can't see it, you can't see it. L'impersonale in italiano è una cosa bellissima, però non lo usiamo in inglese e invece usiamo la seconda persona, you. Quindi non ci si vede, you can't see it. Anche vederci, noi diciamo to see it o semplicemente to see. Quindi I can't see oppure I can't see it sono accettabili. Non ci si vede, difficile da tradurre. Andiamo alla terza frase. La terza frase è sempre per ingannarvi ed è: ci mancate tanto. Voi ci mancate tanto. Come lo diresti in inglese? Pausate il video e pensateci. Allora ragazzi, per dire ci mancate tanto in inglese diremmo we really miss you guys, oppure we miss you guys so much. Questo è difficile perché mancare in inglese è al contrario, tipo devi cambiare il soggetto e l'oggetto in inglese. Ad esempio, tu mi manchi, in inglese diciamo I miss you, quindi è al contrario e ci vuole un po' per abituarsi a questo. Io ho usato al plurale, quindi ci mancate. Voi a noi, in inglese sarebbe we miss you guys, sempre plurale. Quindi spero che abbiate capito questo. Andiamo alla quarta frase. La quarta frase è sempre strano da tradurre ed è: mi puoi mettere il telefono in carica? Come tradurresti questo in inglese? Pensateci per un attimo. Allora ragazzi, quindi per dire mi puoi mettere il telefono in carica, in inglese diremmo can you charge my phone for me? Mettere in carica, non so il verbo perfetto giusto in italiano. Io pensavo fosse mettere in carica, ma per dire questo in inglese diciamo semplicemente charge. Quindi mi puoi mettere, questo in inglese deve essere for me. Quindi can you charge my phone for me? In italiano spesso usate l'articolo indefinito, the. In inglese spesso usiamo possessivo, tipo my phone. Non vuoi dire can you charge the phone for me? Vuoi dire can you charge my phone for me? Quindi quando c'è il dubbio metti il possessivo. Allora ragazzi, la quinta frase è: resteremo al ristorante finché non chiude. Pensateci. Allora, questo in inglese sarebbe we'll stay at the restaurant until it closes. Finché non chiude, until it closes. Questo può confondere, ancora a me confonde. Quindi pensare che finché non è solo until. Quindi se è negativo in italiano, non è negativo in inglese. Finché non chiude, until it closes. La sesta frase è: di cosa parla il libro? Pensateci, di cosa parla il libro in inglese? Allora, pronti? Per dire di cosa parla il libro in inglese, la frase sarebbe: what is the book about?
ho tolto apposta il verbo parlare perché about tiene già di cosa si parla nella parola about. Quindi puoi solo dire what's the book about, what's the movie about, what's it about, di cosa parla questa cosa. E per finire ragazzi, la settima e ultima frase è quando stai al telefono rispondi e dici salve, sono Briller. Come diresti salve, sono Briller in inglese? Pensateci. Allora ragazzi, per dire questa cosa in inglese diremmo hello, this is Briller. Non diciamo I'm Briller. Solo la prima volta che conosci qualcuno dici I'm. Altrimenti dici this is, oppure it is Briller. Questo può confondere perché so che in italiano dite sono, tipo io sono Briller, stai parlando con Briller. In inglese diciamo this is, oppure it is Brian. Hey, it's Brian. Avete capito? Quindi ragazzi, spero come sempre che questo video vi abbia aiutato. Se vi piace tanto possiamo fare questa cosa tutte le settimane come dicevo all'inizio di questo video. Andate a vedere la mia pagina PayPal se vi piacciono i miei video. E ho anche una pagina Patreon per tanti contenuti dell'inglese se ti interessano. Allora ragazzi, vi lascio così. Peace.